Buongiorno e bentornati, secchi di merda. Oggi inizia ufficialmente la road to 90 kg. Martedì 17 ottobre, appena svegliati, stiamo andando a fare il check da Dani, dal mio coach. Peso attuale di stamattina 77,8 kg. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova programmazione perché mi manca essere grosso. Non mi interessa più avere gli addominali e non vedo l'ora di mangiare qualsiasi cosa che mi capiti sotto tiro. Adesso direi che noi ci facciamo un ottimo pancake a colazione e poi partiamo, visto che devo essere dal coach tra meno di 2 ore. Di strada c'è più di un'oretta. Abbiamo 40 minuti per fare pancake, mangiare e cambiarci. E svegliare anche Marti, che è ribaltata nel letto. Via, si parte. Siamo in ritardo. Dani lo sa che arriviamo tardi, quindi Classico. let's go. Mi sono fatto una bella colazione, ottimo pancake. E ora, mentre guido, un'ottima mela. Visto che io e Dani in questo periodo ne stiamo letteralmente abusando. Fra, stiamo andando oltre i limiti. Io adesso svetto un Però pochettino. guarda che spettacolo. È bello. Oh, siamo finalmente Ciao, mi sono arrivati. appena svegliata. Marte ha fatto il pisolino. Adesso andiamo a vedere se questa settimana di soli sgarri prenderà fiero il coach o meno. Guardalo, prendilo, prendilo. Come Buongiorno, state? Dani. Vedete cosa dice il coach. Va bene. Ma sta bene lui che No, sta. fa un ciullo gli addominali ed è tirato del 99% delle persone. Esatto. 77,9. Wow, bene. Bellissimo. Più 5. Più 5. 7,9. Ce li hai. Effetto? Sì. Grazie. Tagliata così. Potrei avere già come me fisica. Ah. Buoni. Che bravi che sono stati già nelle gare comunque. No, i miei bimbi sì. Ma la più brava di tutti è stata mia moglie. Questo poi è la storia di me. Lì. Ah sì, basta inserire un Mac qua e là. Beh, cazzo, già un po' più di McFlurry, fa qualche ricarica in più. No, poi Dani, che cosa hai combinato? No, sì. Di mangiare il gelato Ma del Mac, perché tutte le volte che sono stato al Mac non l'ho mai provato quelle. Cioè, 7 mm post gara e quasi 5 kg in più. Qua secondo me prendo tanto io. Vabbè, ma è normale, è giusto che deve essere così. Cioè, l'uomo deve prendere solo in questa fascia qua. Tu prenderai qua e prenderai bassa Sì. schiena. Merda. Bello. Fra questo era il Big Mac. Oh, sta messo bene. Addio, perché? Andiamo a prenderci questi 90 kg Questi McFlurry. in un paio di settimane. No, poi lo potremmo chiamare, no? Come secondo. Oh, non mi lamento più. No, però finalmente arrivo in palestra, non ho più il cazzo, non ce la faccio Eh beh, allenarmi. sì, no. Arrivo, spingo, Fondamentale, ok, fondamentale. Hai ragione. Bello. Dai, scegli. 112,77. Oh, bello che. Grazie, È McFlurry? no, purtroppo no, non mi avete portato. Quindi Ho fatto i primi 3-4 giorni tutti sopra i 6.000, dai. Vabbè, lo deve. Fra, io non so come hai fatto, te. 40 centimetri. Tondi, tondi. 40, bello, Pippo. Bene, dammi una settimana. Obiettivo 50 nella settimana. Si può fare. Allora, Pippo ha una struttura bellissima, se non possiamo notare, ha delle clavicole lunghissime, molto parallele, questo gli danno molto shape, che è il suo punto di forza, una vita abbastanza stretta che era 72 cm ed è diventata 77 in pochi giorni, giusto e normale, ok? Delle bellissime gambe, ma questa struttura della main physique la bisogna esaltare il più possibile. Che cos'è che ci manca? Che pezzettini di muscoli dobbiamo migliorare per creare uno shape ancora più impattante. Ovviamente lui, essendo giovane, ha una maturità, una plasticità muscolare fresca. Man mano che cresci col tempo ti indurisci. Dobbiamo migliorare l'aspetto clavicolare del petto. Vedete la forma del suo petto? Ha una bella goccia verso il basso, ma manca questa parte clavicolare. E quindi andremo a utilizzare dei piani di lavoro in leggera spinta verso l'alto per la parte clavicolare, ok?
ha un bellissimo bicipite, ma se andiamo a vedere il tricipite manca di 3D. Questo gli fa apparire il suo braccio nelle laterali un pochettino più piccolo. E una cosa interessante è che ha un gran dorsale fighissimo, molto ampio, ma è quello che gli manca il 3D sulla schiena, e sono tutti quei muscoli dei trapezi, ok? Piccolo, grande, rotondo, se riusciamo a svilupparli meglio, ma comunque in generale degli erettori e dei trapezi più ipertrofici permetteranno di dare più qualità alla schiena. Non gli manca l'ampiezza, ok, ma dobbiamo dargli questo 3D. Dopo andiamo a vedere un paio di esercizi per questa cosa. Questo per quanto riguarda l'upper body. Mancano chili di carne. Se tu le aggiungi questi chili di carne, le spalle non mancano, ma andremo a migliorare un po' il deltoide posteriore, che in tutte le pose ci fa risaltare ancora di più a 3D la schiena. Com'è che si può migliorare il 3D della schiena? Ovviamente cambiando gli angoli di lavoro dell'omero. Ok, un angolo di lavoro molto chiuso andrà a prendere il gran dorsale, un angolo di lavoro più aperto andando a cercare di unire le scapole andrà a creare più tono su questi. Vediamo oggi se possiamo inserire a lui degli esercizi anche di estensione d'anca, come stacchi RDL, a qualcosa che a lui non piace molto, ma dobbiamo rivederli a livello tecnico. Perché? Perché ci aiuteranno sicuramente per dare forma e 3D, quello che io chiamo tubi del 12, ok, qua sulla schiena, ok? Ci siamo? Non ho fatto i grattini. Via, vamos. Ok, oh, vai, via. Cerco di aprirmi qui, push verso il centro, squeeze, bravo. Scendo, push verso, bravo, ancora. 6, su, bravo questa. Oh, via, bravo. Oh, qui, bravo, ancora 4. Oh, su, ancora 3. Su, oh, ancora 2. Oh, l'ultima. Oh, buono, appendi. Oh, McDonald's verità. Vamos, via. Boom, push. 2, mi apro qui mentre scendo. Oh, 3, bravo. Mi apro, 4, bravo qui. Oh, 5, distendi, vai. 6, vai P. 7, apro dietro, 8, fermo qua, respira, ne abbiamo ancora, via, oh, via, 9, vai, carico, via, 10, fermo qua, ne hai ancora 2, concentrato, mettiti in linea, hop, apro, su, verso il centro, verso il centro, bravo, stop, giù, di vitale importanza la frenata, vai. Freno qui, è lui che lo gestisce, mi allungo come se non volessi strappare, bam, bravo, oh, freno fino in fondo, boom, aggressivo, bravissimo, freno fino in fondo, boom, aggressivo, freno, aggressivo, 2, dai, 5, dai, 6, dai, anche se pesa me lo freni fino in fondo, ok, aggressivo, dai, iniziamo su 50 kg di rematore, su, oh, bravo, spariamone 8, pulite, freno, boom, e dentro il culo, freno, oh, 2, freno, 3, bravo B, oh, 4, freno, 5, dai, 6, cintalo un po', freno, 7, freno, questo esercizio lo devi citare un po', perché così miglioriamo il profilo di resistenza. Il gran dorsale è fortissimo in allungamento e man mano che si accorcia diventa più debole. Già mettendo l'asta, quando l'asta andando verso l'alto, ci toglie un po' di carico. Il cheating ci permette di ottimizzare questo profilo di resistenza. Quindi non aver paura, non devi essere qua fisso, ma il culo va indietro o culo va avanti, culo va indietro, culo va avanti. Ok? Questo ti serve. L'importante è che l'eccentrica la freni, chiaro? L'idea è proprio di strapparlo, di portarmelo, no? Io sono qui, ok? Via, freno, 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 freno.
freno, freno, push, dai, freno, strappalo col dorsale, dentro il culo, boom, eccolo qui, freno, il culo va indietro, ti senti ad allungarlo perché il dorsale si aggancia qua, 3, perfetta, 4, perfetta, 5, bellissimo, ancora 3 così, oh, bravo, frena, oh, ancora una, bravo, bravo cazzo. C'è questo cazzo da seguire così. Presa medio larga, non larghissima, quindi le dita solitamente, ok? Mi inclino un pelino indietro, quindi non sono sotto. Parto da qui e voglio portare i gomiti abbastanza larghi verso i capezzoli, ok? Mentre tiro non mi ruoto in avanti, mi apro, cioè cerco di portare il petto in alto. Push, ok? Chiaro? Vai, da qui. Bravo, gestisci la prima parte del movimento da qui. Bam, bravo, e il gomito un pelo più largo. Boom, ok, come lo senti? Piano, gomito e petto, gomito largo, unisco scapole. Gomito largo, bravissimo, 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 ancora 3, boom, bravo, dai, 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 le ultime 2, rimani in linea, bravo, l'ultima, spalle lontane dalle orecchie, ancora una, rilassa qui, bravo, stop. Oggi giornata di massimali, non riusciamo a chiudere questo. Ok, aperto, duro, senza paura, piego le ginocchia, oh, oh, vengo, 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 su, eccolo qui, sul femorale, bravo, adesso le ginocchia, piano, me le pieghi, non serve che andare, vai così basso, piegale, stop, e via, bravo, arrivi sotto il ginocchio, stop, e via, bravo, ultima, arrivi sotto il ginocchio, stop, e via, bravo, passo passo, bravissimo, un piccolo corpetto qua, cor duro, bravo, ricordati, ginocchia che si piegano, vai, ginocchia, 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 pico, e bravo, adesso lo sfiori, cioè devi arrivare a terra, piego, push, manco, bravo, vai, ancora, piano, oh, push, bellissima questa, ancora 3 così, pulito cor qui, tienilo, push, ancora 2 così, aria, cor, 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 su, l'ultima, cor, 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 su, bene, bravo ragazzo, qui, vieni a toccarmi, bravo, voglio che ti stacchi tutto, ok, ce l'hai, continua a pushare verso l'alto, tienilo, adesso, da ginnasta, voglio che ritorni in posizione iniziale, poi che ti riapri, oh, e push, anche con la mano, oh, e push, ma qua voglio che continui a salire verso l'alto, ok? Chiudi un po' più la testa e continua a spingere, 10, 9, continua a spingere in alto, Phil, bravo, 8, vai, vai, continua, bravo, eccola qua, ma mentre scendi va verso la pancia, vai, assorbo carico qui, push verso la testa, bravo, verso la pancia, bellissima, qua siamo in linea. E op, apriti, 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 inclinati un pelo di più. Bravo, il gomito lo voglio più attaccato al fianco. Boom, bravo. Meno bicipite, mano un pelo più molla. Ok, mano un pelo più molle. Tiro, oh, eccolo qui. Sentito? Bravo, resta qui. Boom, sfilzata al dorso. Resta qui. Sfilzata al dorso, bravo. Resta qui, frenale il cazzo di eccentriche, grazie. Boom, dai ancora 3, frena l'eccentrica, tienila, bravo Phil, bravo così, vai da qua, bravo, inversione del movimento precisa, piano il primo centimetro, non lo strappi, piano il primo centimetro, e adesso acceleri, sentito la differenza? Come abbiamo visto prima per la lat, mentre tiri tu vuoi aprirti, il gomito vuole andare indietro, vai, guarda, qua, adesso dobbiamo fare questo pezzo, via. Boom, squeeze qua forte, il focus è qua, chiudi gli occhi, bam, bravissimo, quindi questo va verso la linea dei gomiti, ancora uno,
Bravo, ancora uno, vai Pippo. Buono. Com'è? Ce l'hai? Sì. Super. Ok, questo non deve salire. Adesso fai questa cosa, mentre ti stendi, prova a immaginare di aprire il petto. Sentite com'è diventato più complicato? Piano, cerca di aprire il petto, abbassa questa spalla qui. Ok, piano. Sentite com'è diventato più pesante? Perché il tricipite è agganciato alla scapola e se la scapola trasla in alto mentre tu distendi, ti ruba la volo. Giù. Bravo, quando non è più, facciamo, accorciamo row, vieni qua sotto, via. Bravo, spalla giù, vai. È che ne riesci a sparare ancora due o tre. E ancora una. Stop. Ok, sentito? Eccoci qua, il video è finito letteralmente così di botto, semplicemente perché ci si è riempita la memoria anche della seconda scheda della macchina fotografica, quindi non abbiamo più potuto registrare nulla. Fatto sta che era l'ultimo esercizio del check, quindi non è che avete perso parti importanti, magari abbiamo perso la chiusura insieme a Dani. Prossima volta chiudiamo il video anche con lui. Io ragazzi ci tenevo a dirvi che in questa serie metterò tutto quanto me stesso, avete visto semplicemente dalle clip in cui Dani mi prendeva l'applique oppure facevo gli esercizi, mi sono, come dire, messo nudo senza avere le luci buone, senza essere in pump, perché voglio documentare questo mio nuovo percorso, che tanto nuovo non è, però partiamo da zero, è come se partissimo da zero, voglio documentarlo dall'inizio alla fine sotto tutti quanti gli aspetti. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, vi chiedo di lasciarmi nei commenti cosa voi vorreste vedere in questa nuova serie Road to 90 kg, oltre a banalmente gli allenamenti, i full day of fitting, allenamenti fatti con altri creator, banalmente Danny, ragazzi, volete vedere qualche video insieme a Danny, lo facciamo molto volentieri. Sì, se volete vedere anche qualche video insieme a Marty, ci mancherebbe. Ovviamente se la persona di Dani vi è piaciuta io ve la porterei super volentieri di nuovo sul canale, sempre tempo permettendo, mettendoci d'accordo con lui, però resta sempre a voi. Se avete dei video che vi piacerebbe vedere, che hanno senso con questa Road to 90 kg, vi aspetto tutti quanti nei commenti per aiutarmi ad espandere le idee di questa serie. Detto questo, io vi ricordo che se ancora non avete messo like al video siete delle cattive persone, quindi andate a rimediare subito, e visto che state mettendo like io direi che anche l'iscriviti potete cliccarlo. Direi che io sono super gasato per questa nuova avventura che mi aspetta, anche perché non vedo l'ora di tornare a vedermi grosso, pieno, spingere carichi importanti in palestra. Però per ora è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Bella!